In psicologia, l'apprendimento è il processo attraverso cui un organismo vivente è modificato più o meno definitivamente da ciò che accade nel suo ambiente circostante e da ciò che fa. Gli apprendimenti non sono tutti uguali, ma differiscono per la loro complessità e per le strutture cerebrali che chiamano in azione. Alcuni apprendimenti semplici, ad esempio, sono acquisiti dall'individuo in modo automatico e inconsapevole, mentre quelli più complessi richiedono l'organizzazione cognitiva dell'informazione, cioè l'attivazione di processi volontari di comprensione e riflessione. È quindi possibile distinguere tre categorie di comportamenti, che si differenziano per il livello di complessità e di coinvolgimento dell'organismo durante il processo di apprendimento. Sono i comportamenti di risposta, i comportamenti operanti e i comportamenti che richiedono un'organizzazione cognitiva dell'informazione. Nei comportamenti di risposta l'individuo subisce passivamente l'impatto dell'ambiente ed è portato in modo involontario a modificare la propria risposta ad alcuni stimoli. Il comportamento di risposta più conosciuto è quello dei cani di Pavlov, che, come vedremo, lo scienziato russo aveva condizionato, facendo apprendere loro un'associazione tra due stimoli. Gli apprendimenti di risposta sono, in ordine di complessità, l'assuefazione, la sensibilizzazione, l'imprinting e il riflesso condizionato. Il processo di assuefazione avviene quando l'individuo impara a non reagire a stimoli irrilevanti per l'azione che sta compiendo. Ad esempio, nel tragitto a piedi da casa a scuola, impariamo a non sentire il forte rumore del traffico, mentre restiamo capaci di sobbalzare per il rumore potenzialmente pericoloso di un mezzo che si avvicina a grande velocità. La sensibilizzazione invece avviene quando, durante una determinata azione, impariamo a percepire uno stimolo di per sé irrilevante. Ad esempio, se siamo in cucina a prepararci un panino, non percepiamo il rumore della goccia che cade da un rubinetto che perde, ma ne diventiamo capaci per attivazione del nostro organismo. Se siamo in cucina a studiare, abbiamo bisogno di concentrazione. L'imprinting è un comportamento di risposta particolarmente studiato in etologia, la scienza che studia il comportamento animale. Si verifica in certi periodi critici, quando un animale è predisposto biologicamente a quel tipo di apprendimento. I primi studi sull'imprinting sono stati fatti dall'etologo austriaco Corran Lorenz sulle oche. Osservando la schiusa delle uova, Lorenz osservò come, subito dopo la nascita, le occhette identificano la propria madre nel primo oggetto o persona in movimento che vedono. L'imprinting dunque è legato all'istinto, che in termini psicologici è un comportamento complesso codificato nel codice genetico e trasmesso alla specie attraverso il DNA. L'imprinting, infatti, è un comportamento innato, cioè non appreso dopo la nascita, che rende alcuni piccoli capaci di riconoscere la madre e compiere alcune altre azioni come il seguirla sempre e piangere se si allontana. L'ultimo comportamento di risposta che prendiamo in considerazione è il riflesso condizionato, studiato per la prima volta da Ivan Pavlov. È fondamentale campo di studi della psicologia sperimentale del primo Novecento. A questo apprendimento, a cui sono legati gli studi e gli esperimenti sul condizionamento classico, è dedicato il prossimo video.